Ciao bellezze, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi quello che io ho nella mia pochette trousse quotidiana, insomma. Perché la mattina, quando vado di corsa, per me è impossibile andare a scavare nei cassetti quello che ho, dato che comunque sia la maggior parte delle volte mi trucco in bagno. Quindi adesso vi mostro quello che ho e quello che adesso ovviamente andrò a togliere, perché ogni 15, massimo 7-15 giorni, diciamo, io cambio le cose che ci sono all'interno, così facendo riesco a utilizzare anche tutti i trucchi che ho, perché magari alcune cose ce ne scordiamo e quindi così invece per me è più facile, riesco anche a consumare tanti prodotti. Allora, in questo momento la mia pochette, che ormai è strapiena, è questa qui, che è una semplice portapastelli di quando andavo alle elementari, medie, suppongo, ce l'ho ancora e quindi è bello capiente, peluchoso, come dico io, molto molto carino. Allora, subito andiamo a prendere quello che c'è all'interno e il primo prodotto che ho tra le mani è il blush, che è indispensabile per me. Infatti utilizzo questo qui della Essence, che è un pesca molto molto chiaro, giusto per dare quel tocco di salute, non di Heidi, ed è il 30 Circuit It Girl. Non so se è ancora in produzione, comunque questo qui che è molto molto bello e come vedete tra poco ne parlerò nei promossi e bocciati sicuramente appena lo termino. Un altro prodotto che devo andare a temperare sicuramente è indispensabile nella mia trousse è il Copper Rulets, ovvero la collezione Metallics, questo matitone color tortora, molto bello e molto cremoso. Poi un prodotto che sto utilizzando e non fortunatamente in questo periodo è il correttore. Questo qui è il correttore di Avon, il Clear Skin. Ed è questo correttore di cui ve ne già parlai in qualche video, vi lascio comunque tutti i link nell'info box. Molto cremoso, molto, davvero molto cremoso. Si stende bene, è bellino, non è male, diciamo. Anche il packaging è molto carino. Ci sono questi cuoricini, fiorellini, sfizioso. Un prodotto che ho comprato nei saldi, mi pare l'anno scorso, che non ho mai utilizzato fino a qualche mese fa. È questo qui che è il Luxury Lashes, appunto, ed è questo mascara con la punta in silicone, ovvero lo scovolino, ed è fantastico. Io ho il primo mascara che utilizzo così e devo dire che mi trovo molto bene. Certo è che lo sto utilizzando da circa un mesetto, vi ho detto, e quindi sta iniziando un pochettino ad addensarsi, si nota anche nello stenderlo, diciamo, sulle ciglia. Dovrò comprare un altro, ma sinceramente preferisco finire il primo e poi andare a ricomprarlo per il semplice fatto che poi magari avendone tanti aperti, come già mi è successo qualche tempo fa, li ho dovuti quasi tutti buttare perché si sono seccati e quindi preferisco in questo modo, ne compro uno buono, lo finisco e poi ne compro un altro. Cipria che sto utilizzando in questo periodo è questa qui della Irma Color Fashion ed è una cipria davvero bella. L'ho comprata in una profumeria vicino a casa mia, quindi non so se c'è dalle vostre parti. Ed è una cipria molto setosa, come vedete, è bianca, trasparente, vedete, sfumata, sparisce. È quasi impercettibile, veramente, sta quasi vedendosi la cialda. E la utilizzo non tutti i giorni, ma i giorni in cui devo stare più tempo fuori casa. Non è affatto polverosa, infatti, come si vede, io posso anche strofinare, ma di polvere non se ne fa. Mi piace tantissimo e l'ho pagata una, mi pare, 2-3 euro, quindi pochissimo. Poi ho questo che non è la cipria mia preferita, perché chi mi segue sa benissimo, o se non sbaglio, vi ho detto su Facebook, che la Pure Skin, la Essence, è la mia cipria preferita. Questa è quella lì in versione, mi pare ancora colorata se non sbaglio, però all'interno non c'è più la cipria ma c'è la terra se non mi sbaglio, o di Debbie o di Bottega Verde, non ricordo più in questo momento. C'era da una vita questa cipria, questa terra, però nell'ultimo periodo mi è cascata a terra e quindi l'ho ricompattata all'interno di questo contenitore che ho conservato e quindi mi piace davvero tanto. È molto polverosa, ma credo che sia dipenda dal fatto che l'ho ricompattata. Prima non era così. E nulla, quando finirò non butterò il contenitore perché servono sempre, ma penso che ne comprerò uno leggermente più chiara. Un prodotto che non metterò nei promossi e bocciati di questo mese, ma nei mesi successivi, perché devo ancora, vabbè, ce n'è ancora un pochettino, intendiamoci.
potrei fare un'altra giornata. E questo qui è il fondotinta dell'Avon, questo è il Smooth Mineral, questo è colorità nude ed è quello lì appunto minerale. Non mi dilungo più di tanto perché visto che sta finendo, anzi penso che domani lo finirò, insieme a blush ho deciso di recensirli insieme perché credo che c'è qualcosa che non va in uno dei due, quindi beh, li recensisco insieme. Poi, un prodotto che c'è è questo qui della L'Oreal, appunto, il numero 504 Deep Coral. E questa qui è l'edizione dei 100 anni della L'Oreal, mi è stata regalata. E quello lì con l'applicatore a cuoricino, praticamente, se, così, non lo so. Lo uso raramente, perché ho pochissimi gloss, devo dire la verità. Non so perché, ma non mi piace tanto il gloss, mi piace più il rossetto o niente, insomma, quindi. Comunque, questo qui che va bene più o meno su tutto. Poi, come illuminante sotto l'arcata sparcigliare, il punto luce negli occhi, insomma, ho questo qui che è il 07 della linea Non Matter What, che è il matitone appunto della Essence, gli ultimi nuovi. Poi ho il Pika Sheet che devo andare a lavare, questo qui l'ho pagato mi pare 2 euro da un cinese, insomma, ma funziona benissimo, non mi dà alcun problema. L'unico rossetto che ho qui dentro, che ormai è tutto zozzolo, insomma, ed è il primo rossetto, diciamo, dell'Avon che ho, è questo qui che si chiama In The Pink ed è un rossetto che io per un periodo ho utilizzato tutti i giorni ed è appunto questo corallo stupendo, ragazze, è super cremoso, come si vede. L'ho benché terminato quasi ed è fantastico, veramente fantastico. Anche il packaging non è male, molto carino. Ecco, da donna, insomma. Poi all'interno ho il mio primer occhi che vi ho mostrato in qualche video. Se non mi sbaglio, non esco a fare due passi di qualche tempo fa. Vi lascio sempre il link nell'info box. E nulla, mi girava abbastanza bene, pensavo che fosse leggermente più liquido, mentre è molto molto cremoso e lo utilizzo molto spesso anche da solo, giusto per uniformare un po' la palpebra passandoci sopra magari un ombretto color panna. Poi un altro correttore che ho all'interno è questo qui dalla Essence che è il 16 ore. Io ne ho già appoggiato, ne ho già parlato, scusate, in un video appunto promossi e bocciati, vi lascio sempre il link nel box informazioni e mi ci trovo davvero bene, questo è sempre il 20 Soft Beige. Perché ne ho due nella pochette? Perché essenzialmente diciamo che questo qui lo utilizzo a volte quando devo fare un trucco magari solo di matite e quindi matitoni, metto questo giusto per uniformare la palpebra piuttosto che utilizzare questo. Mentre questo qui lo utilizzo maggiormente per i brufoli, quindi perché essendo molto più compatto dura di più. Gli ombretti che ho usato questa settimana sono stati gli ombretti della palettina dell'Avon. Oggi non so parlare ragazzi, scusatemi. E in particolar modo ho utilizzato il marrone, questo qui, e il rosa. A volte anche loro, gli unici colori che forse questa settimana non ho utilizzato sono il blu e il grigio, perché sinceramente non ho avuto molto su cui pensare, però per il resto sono tutti quanti utilizzati e rosa, anzi sta quasi benché scavato, insomma. Poi, come matite ne ho poche, perché una l'ho anche recensita già nei promossi e bocciati, e come al solito vi lascio il link nel box informazioni, lo so, vi sto scocciando. E sto cercando di tirare il resto delle cose fuori che non mi ricordo nemmeno di avere. Ecco appunto, ho due matite nere e non so nemmeno il perché, forse questa qui non la trovo più. E sono entrambe della Essence con cui mi trovo veramente addio, che sono le 01 Black, le Casual Pencil. E appunto sono entrambe ridotte male. Mi ritrovo davvero bene. Mi manca la voce, ragazze. E nulla, poi. Come ombretto in crema ho questo qui della Lancaster che è il D06 ed è fantastico. Praticamente come un lucida labbra, girate qui e il prodotto esce già col pennellino e la andate a sfumare.
Solitamente ci mette 2-3 secondi ad asciugarsi e diventa polvere. Rimane tutta la giornata, non va nelle pieghette. Quando finirà, io spero presto perché lo sto usando da un sacco di tempo, non sa nemmeno più se è in commercio, però mi ci trovo molto molto bene. Oh sì, ho una lucidolabbra, questo qui della Sun Club SPF 6, ed era una novità quando l'ho acquistata, adesso mi sembra che è una normalità, insomma, e Sankey's Coral. E la matita, ho questa qui colorata, ne avevo un'altra, come vi dicevo, già recensita, e vi lascio il link nel box informazioni. Ed è questa qui che adesso ho, che non ho ancora visto in giro, appena la ritrovo la ricompro sicuramente. Questa è la 07 Is Going, molto bella, e questo stupendo verde smeraldo, appunto. Vedete che bel tratto di colore che ha, fantastico. E nulla, poi all'interno, sì, ho anche altri, ho i miei pennelli, devo lavarli tutto a zuzzo praticamente, sì, là ho un pennello di una pochette, qua tutti i pennellini ormai andati. Ho questi pennelli qui, la maggior parte sono doppi. Adesso andrò a lavare questi pennelli ormai zuzzi e sporchi, insieme a questo qui. E nulla ragazze, io mando il vostro bacio e lo so, vi sto riempiendo forse di video in questo periodo. C'è un perché, ve ne parlerò poi, magari se ne avrò voglia. E nulla, un bacio a tutte e a presto, ciao ragazze!